Salutiamo i francesi! Siete sempre tanti, eh? Bene, bene. Io non ho niente di particolare da dire, soltanto un saluto e passo la parola agli altri amici. Io il mio tempo l'ho già fatto gli altri anni, quindi passo la mano. Ciao a tutti e grazie per essere venuti ancora. Benvenuti al 14° Memorial Spadino. Sono Marco Colli, sono il presidente del coordinamento italiano motociclisti. Voglio ricordare brevemente il motivo per cui si svolge questa commemorazione. Il 24 marzo 1999, sulla motrice di un autotreno che trasportava un carico di farina e margarina diretto in Italia, si sviluppa un incendio durante l'attraversamento del tunnel del Monte Bianco. Appena l'autista si rende conto della situazione, si ferma, praticamente a metà del tunnel, ma l'incendio divampa, si propaga alla cabina, al carico, al serbatoio di carburante. Inizia a svilupparsi un fumo denso e tossico. L'ingresso al tunnel viene subito chiuso, ma c'erano già molti veicoli che erano entrati dopo l'autotreno. Uno dopo l'altro si fermarono dietro al camion, in fiamme. Pierluccio Tinazzi, chiamato dagli amici Spadino per la sua corporatura, era un appassionato motociclista, impiegato della società di gestione del tunnel. Svolgeva il suo lavoro di sorvegliante percorrendo il tunnel con la sua motocicletta di servizio. Spadino entrò nel tunnel in quel momento e arrivò nel punto dell'incendio dopo pochi minuti che era iniziato, ma il fumo aveva reso l'aria irrespirabile. La situazione era critica e con la sua moto sarebbe facile uscire dal tunnel per chiedere aiuto, ma non lo fece. Anche se non era un addetto al soccorso, preferì restare per cercare di aiutare le persone che erano rimaste bloccate. L'ultima cosa che riuscì a fare fu quella di portare una persona che stava male dentro un rifugio di sicurezza, comunicando la sua posizione via radio, ma la violenza dell'incendio lo bloccò nella cabina. Quella cabina che poteva resistere anche 2 ore e 600 gradi, e aspettarono i soccorsi. Nel frattempo erano intervenute le squadre di soccorso, italiane e francesi, ma la violenza delle fiamme era incredibile. Le squadre lavorarono per oltre 50 ore, durante le quali perse la vita un vigile del fuoco francese e una squadra di vigili italiani dovette trovare rifugio attraverso i tunnel della reazione. La temperatura superò 1200 gradi, la moto di Spadino si sciolse nell'asfalto. Quando finalmente le squadre riuscirono a raggiungere quella cabina, per le persone che avevano cercato rifugio non c'era più nulla da fare. Per il suo gesto di solidarietà, per l'estremo tentativo di aiutare le persone intrappolate nel tunnel, malgrado non facesse parte del personale di soccorso, a Pierluccio Tinazzi è stata conferita la medaglia d'oro valore civile alla memoria. E dal 2000 il coordinamento motociclisti ha realizzato il Memorial Spadino, per ricordare quel motociclista che seppe mostrare cosa vuol dire solidarietà. Quella solidarietà che dovrebbe essere tipica dei motociclisti. Solidarietà verso delle persone che non conosceva, persone che stavano percorrendo la loro strada, che si trovavano, loro malgrado, coinvolte in un incidente che diventò una catastrofe. Guardando le cronache odierne, il gesto di Spadino è ancora più importante. Oramai ci stanno abituando persone che fuggono dalle loro responsabilità, arrivando comandanti che scappano dalle navi che stanno affondando, abbandonando i passeggeri della nave al loro destino. Ma noi non siamo qui solo per ricordare la solidarietà di un uomo che ha voluto fare qualcosa per gli altri. Insieme al gesto di Spadino vogliamo ricordare le vittime che vennero coinvolte solo per essersi trovate nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. E per ricordarle tutte ricordiamo Stefano Manno, anche lui motociclista, di Aosta. Stava lavorando come autista, attraversando il tunnel col suo autotreno, rimanendo bloccato all'interno del tunnel da quell'incendio. Ogni anno vogliamo ricordare tutto questo per chiedere alle istituzioni di fare in modo che non siano più necessari gesti come quello di Spadino. Dopo l'incidente il tunnel è stato completamente ristrutturato nella struttura, nella gestione, imparando da quello che era successo.
Oggi il sistema di sicurezza del tunnel è un esempio che viene usato in tutto il mondo nella progettazione e nella ristrutturazione di altri tunnel stradali. Questo dimostra che quando c'è la volontà si possono cambiare le situazioni. E oggi chiediamo che la stessa volontà venga utilizzata anche per migliorare le condizioni delle strade, dei guardrail, perché non ci siano più vittime della carenza di sicurezza, dei motociclisti che si trovano nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. Ma essere qui per fare questa richiesta solo un giorno all'anno non basta. Per raggiungere dei risultati dobbiamo fare qualcosa tutti i giorni dell'anno. Il coordinamento italiano motociclisti è impegnato 365 giorni all'anno nella richiesta di una maggiore attenzione per la sicurezza delle strade. Ma per ottenere dei risultati importanti abbiamo bisogno della solidarietà di tutti i motociclisti. Serve quella solidarietà che dovrebbe essere una caratteristica di noi motociclisti. Non servono gesti estremi, come quello che fu di Spadino. Servono piccoli gesti quotidiani, che possono fare tutti, fatti da tante persone, per supportarci nel nostro impegno quotidiano per la sicurezza, per supportarci nella nostra battaglia che vuole tutelare il nostro e il vostro diritto di avere strade sicure. Si deve imparare a smettere di dire tanto non cambia nulla, oppure ah, non mi riguarda. Sono risposte di comodo che riceviamo spesso. Noi possiamo dimostrare che quando si impegna le cose cambiano, che sono problemi che riguardano tutti. Non si può più dire magari dopo, per poi accorgersi quando muore un amico dilaniato da un guardrail che qualcuno doveva fare qualcosa. Non serve cercare questo qualcuno che non ha fatto qualcosa, perché questo qualcuno siamo noi motociclisti. Noi del coordinamento dobbiamo confrontarci con istituzioni che spesso non hanno interesse a fare cambiare le cose, che trovano scuse per restare immobili, ma trovo che sia inaccettabile che anche i motociclisti si comportino alla stessa maniera. Io e gli altri soci del CIM stiamo provando a fare qualcosa. Siamo l'unica associazione che da oltre 20 anni è impegnata nella tutela dei diritti dei motociclisti. Per potervi rappresentare, per portare la voce dei motociclisti italiani alle istituzioni nazionali ed europee, ci è indispensabile il vostro sostegno. Ve lo chiediamo con l'orgoglio da chi da oltre 20 anni si è impegnato in questa battaglia. Un sostegno che ci potete dare partecipando come soci alle attività del coordinamento, portando le vostre idee e le vostre critiche, oppure solo facendo la tessera come sostenitori. Sul nostro sito potrete trovare tutte le informazioni necessarie, ma vi chiedo di uscire dalla passività. Concludo salutandovi e ricordandovi una frase di Martin Luther King, che sulle battaglie per la tutela dei diritti ne sapeva qualcosa. Frase che purtroppo è valida ancora oggi. Può darsi, non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non farete nulla per cambiarla. Bravo! Passo il microfono a Christian Jeannet. Della no? Buongiorno a tutti, bonjour, bienvenue ici à Courmayeur, vous tous. C'è toujours une grande émotion, è un'emozione grandissima essere qui con voi da tanti anni e sentirvi parlare di valori che condividete tutti come motociclisti. Sento sempre parlare di solidarietà, amicizia, abbinata al grande gesto di Spadino. E oggi vorrei dire che questi vostri valori dovrebbero essere valori che appartengono a tutti, alla società civile, a ogni cittadino. In momenti così difficili, i vostri valori, i valori che vi appartengono, sono davvero importanti per poter andare avanti, per ricostruire un futuro, per vedere un futuro.
E dunque, da sindaco, da amministratore, un appello a tutti, un appello anche agli amministratori, di portare avanti giorno dopo giorno nel proprio lavoro, nella propria attività, questi valori che non possono che far bene alla società, al suo futuro, al suo sviluppo. Grazie per avermi ancora invitato qui e davvero un arrivederci. Merci beaucoup. De la Fédération française des motards en colère. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. J'ai lu Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. Aujourd'hui, c'est grâce à un tunnel que nous nous retrouvons ici, par-delà les montagnes, par-delà nos différences, pour nous souvenir de Spadino. De son geste, de son élan à se porter au secours des autres. Nos pensées vont aussi à toutes les familles et à tous ceux qui ont été touchés par ce drame. Notre présence, à nous, motards, pour plusieurs d'entre nous venus de très loin, notre présence, votre témoignage, nous savons construire des ponts. Nous savons tendre la main à nos voisins, écouter, soutenir, être solidaires, nous rassembler. Nous remontons les fils, en plus, à contre-courant de notre société si injuste et individualiste. Beaucoup ont essayé et essayent de nous réprimer. Bien sûr, nous sommes prêts à partager la route, à respecter, mais ils n'arriveront pas à nous retirer ce petit plus qu'à chaque motard, cette envie inaltérable d'aller voir ensemble plus loin où mène la route. Gardons cela précieusement, tout comme nous gardons aussi précieusement le souvenir de Spadino. Merci. Faccio la traduzione. Buongiorno a voi tutti. Ho letto: gli uomini costruiscono troppi muri e non ponti a sufficienza. Oggi è grazie a un tunnel che noi possiamo riunirci qui, al di là delle montagne, al di là delle differenze, per venire qui insieme in memoria di Spadino, del suo gesto e del suo slancio a portare soccorso alle altre persone. Il nostro pensiero va anche a tutte le famiglie, a tutti quelli che sono stati profondamente toccati da questo dramma. La nostra presenza, noi motociclisti, è importante e vale come testimonianza. Noi sappiamo costruire ponti, noi sappiamo tendere la mano ai nostri amici, ai nostri vicini, ascoltare, sostenere, essere solidali e incontrarci. Noi siamo anche un po' controcorrente rispetto a una società individualista e spesso ingiusta. Molti hanno cercato, cercano e cercheranno di reprimerci, ma noi siamo qui per pronti per partire, condividere una nostra strada, una strada nel pieno del rispetto, ma non riusciranno a reprimerci perché la nostra passione, la nostra voglia inalterabile di andare più lontano insieme e avere la stessa strada è più forte di ogni tentativo di repressione. Custodiamo questo in modo prezioso, come se fosse un tesoro, come oggi e ogni giorno dobbiamo avere con noi molto chiara la memoria di Spadino. Depuis 14 ans,
Nous venons ici rendre hommage à Spadino parce qu'il était notre frère de la route. Per solidarietà, da 14 anni, per rendere omaggio a uno dei vostri, veniamo qui per ritrovarvi, per ritrovare voi, nostri fratelli della strada italiana. Aujourd'hui, vous voyez à mes côtés des représentants des différents services de sécurité du tunnel. Tous les membres de ces services ont fait le même travail que Spadino. Tous ont eux aussi risqué leur vie pour sauver celle des autres. Mais tous n'ont que très rarement été reconnus pour ce qu'ils sont, les frères d'armes de Spadino. Oggi vedete accanto a me alcuni rappresentanti dei diversi servizi di sicurezza del traforo. Tutti i membri di questi servizi hanno compiuto lo stesso lavoro di Spadino. Tutti hanno anche loro rischiato la loro vita per salvare quella di altri, ma solo in rare occasioni sono stati riconosciuti per quello che sono, i fratelli in armi di Spadino. Je vous propose de leur rendre l'hommage qu'ils méritent en les applaudissant chaleureusement. Merci de la part de Merci à vous. Grazie a tutti. Par solidarité, depuis 14 ans, pour rendre hommage à l'un des vôtres, nous venons ici vous retrouver, vous, nos frères de la route italienne. Per solidarietà, da 14 anni, per rendere omaggio a uno dei vostri, veniamo qui per ritrovarvi, per ritrovare voi, nostri fratelli della strada italiana. Par solidarité, depuis plus de 30 ans, la Fédération française des motards en colère se bat pour les motards et gagne de nombreux combats. Par solidarité, elle continuera toujours. Per solidarietà, da oltre 30 anni, la Fédération Française des Motards en Colère si batte per i motociclisti e vince numerose battaglie. Per solidarietà, continuerà sempre. À l'heure de l'Europe, il est temps que tous les motards de tous les pays puissent être solidaires. Bien sûr, d'un pays à l'autre, les habitudes, les coutumes changent. Mais quelle que soit la marque de la moto, une chose ne changera jamais. La couleur du sang qui coule dans les veines de chaque motard. Cela, nous le partageons tous. Donc tous, nous pouvons être unis. Seul, nous ne pouvons rien. Ensemble, nous pouvons tout. In questo tempo dell'Europa è tempo che tutti i motociclisti di tutti i paesi possano essere solidari. Certo, da un paese all'altro le abitudini, i costumi cambiano. Ma qualunque sia la marca della moto, una cosa non cambierà mai: il colore del sangue che scorre nelle vene di ciascun motociclista. Quello lo condividiamo tutti. Quindi tutti noi possiamo essere uniti. Da soli non possiamo nulla. Insieme possiamo tutto.
motards et amis italiens, vous pouvez être fiers de Spadino. Nous, motards en colère, sommes fiers de compter parmi vos amis. Spadino a montré au monde entier que la solidarité n'a pas de frontières. Il n'y en aura donc pas si un jour vous avez besoin de nous. Motociclisti e amici italiani, potete essere fieri di Spadino. Noi, motarde in colera, siamo fieri di esservi amici. Spadino ha dimostrato al mondo intero che la solidarietà non ha frontiera. Non ce ne sarà quindi se un giorno voi aveste bisogno di noi. En hommage à Spadino, hommage aussi à tous les motards qui ne sont pas rentrés de leur dernière balade, je vous propose de former une haie d'honneur avec les casques levés et de respecter une minute de silence. À tous, où qu'ils soient, que les routes leur soient belles. In omaggio a Spadino, omaggio anche a tutti i motociclisti che non sono rientrati dalla loro ultima uscita, vi propongo di formare una guardia d'onore con i caschi alzati e di rispettare un minuto di silenzio. A tutti, ovunque siano, che le strade siano belle per loro. Grazie a tutti della partecipazione. Merci à les motards français. Raccomando ai motociclisti italiani di imparare dagli amici francesi cosa vuol dire essere solidali.